Oddio, è viscido. Ciao a tutti, oggi la luce farà un po' schifo, ma faremo finta di apprezzare questo clima un po' più notturno, un po' più rilassante, perché ho dovuto chiudere tutte le tapparelle, tutte le finestre possibili e immaginabili, perché hanno ben deciso di segare gli alberi davanti a casa mia, e sono tre e hanno appena iniziato. E questa è l'ultima mezza giornata libera che io ho prima di andare in ferie, quindi devo necessariamente registrare stamattina. Oggi vado a coccolare un po' la mia pelle prima di andare in ferie. Per me è una sorta di rituale, nel senso che io spesso faccio questa cosa di prendermi un po' un pochetto di tempo per me i giorni prima di andare in ferie, mi faccio un po' di maschere, mi rilasso, sento che così almeno la mia pelle è pronta ad andare in ferie, perché io sicuramente non lo sono dal momento che non ho neanche fatto mezza valigia o preparato mezza cosa per andarci. Facciamo finta che avrei la pelle pronta, basti, per andare in ferie, che non serva anche una valigia. Ciao a tutti, io sono Rachele, qui su Terrazza con Verbena. Parlo di cosmetici e skincare vegani e cruelty free, anche un po' di lifestyle, facciamo un po' di blog, eccetera. Iniziamo la nostra skincare, mi levo gli occhiali e inizio anche a togliermi gli orecchini. Infatti ogni tanto faccio questa cosa, chiaramente normale, bisognerebbe farla, di pulire i miei orecchini, quelli che porto tutti i giorni. Quindi li vado a togliere e poi li metto in un barattolo di vetro e li metto a bagno con un po' di acqua, sapone e disinfettante. Ecco, qui l'acqua è diventata un po' più torbida perché appunto ci ho messo dentro i prodotti, e diamo una bella shakerata. E poi ce li lascio a bagno un pochetto. E ora pensiamo alla mia faccina. Siccome mi vado a fare un po' di maschere e mi strucco, uso questo qui che è l'olio latte alla malva di Biofficina Toscana. L'ho comprato la settimana scorsa, ci ho fatto un reel, è veramente spettacolare, adoro questo prodotto. È un olio che si presenta appunto in questo formato oleoso. Io si può usare sia come detergente che come struccante. Ha un profumo buonissimo, come tutta la linea alla malva di Biofficina Toscana. Lo utilizzo principalmente come struccante. Strucca molto molto bene ed è super delicato. Tra l'altro, nel momento in cui abbiamo pochissimo trucco addosso, vale anche come detergente, perché appunto è un olio latte detergente, quindi si può usare sia come struccante che come detergente, o come entrambe le cose nel momento in cui abbiamo veramente poco trucco. Quindi se abbiamo giusto un filo di mascara, un po' di correttore o simili, può andare molto bene per andare semplicemente a rimuovere il trucco e fare un'unica detersione. Io mi ci trovo bene anche facendo così, però soltanto appunto quando ho poco poco trucco. Vado a sciacquare. Questo è il risultato, come potete vedere la mia pelle è perfettamente pulita perché appunto avevo poco trucco. Si sciacqua molto bene, lascia la pelle morbida. Nel momento in cui lo emulsionate con l'acqua per sciacquarlo, fa una sorta di schiumina che va proprio a creare anche un effetto detergente, e la pelle resta veramente morbidissima. Lo sto adorando, sinceramente, è un prodotto novità di Biofficina Toscana, io veramente adoro. Vado ora a fare la mia maschera all'argilla verde. Metto circa 2 cucchiaini di argilla verde in una ciotolina e poi la vado a mescolare con l'acqua finché non ottengo una consistenza bella cremosa. Consiglio di mettere poca acqua alla volta nel momento in cui si fa la maschera all'argilla, perché è davvero un attimo metterne troppa. Ora prendo un pennello, io mi trovo bene con quelli di questa forma che non sarebbero assolutamente adatti a questo scopo, però io mi trovo bene così, e me la vado a spalmare. Io l'argilla verde la compro in erboristeria ed ecco fatto. E ora aspetto che si asciughi, ci vogliono circa 10-15 minuti in base a quanto l'abbiamo fatta acquosa, perché appunto se la facciamo più densa ci mette di meno ad asciugarsi, e poi la vado semplicemente a risciacquare. Quando prende questo colore vuol dire che inizia un po' a seccarsi, indipendentemente da quanto ci dà fastidio la possiamo andare a sciacquare. Per me comunque 10 minuti sono passati, quindi ora vado a sciacquare tutto. Come mi lascia la pelle questa maschera? Secondo me è uno dei rimedi naturali meglio funzionanti che io abbia mai provato. Mi restringe proprio i pori visibili, che io chiaramente, avendo la pelle grassa, ho i pori visibili, e poi va proprio a regolare la produzione di sebo. Quindi se avete la pelle grassa, super consigliato maschera all'argilla verde. Ora vado con un prodottino nuovo che ho appena comprato, che sono delle patch per gli occhi, o meglio per il sotto degli occhi. Guardate che belline, sono anche un po' glitter, un po' perlate, e sono dello stesso brand di quel coso detergente che ho preso la settimana scorsa, quello che ho preso per andare in vacanza. Lo sto già provando in questi giorni, mi piace molto, aspetterò post vacanza a farvi la recensione completa, però vi dirò, mi sta piacendo, aspettatevi buone notizie. Quindi vado a prendere... oddio, è viscido. Vado a prendere... e mettiamo... oddio. Non sono capace di fare queste cose. È così viscidino. Mi sembra un po' grande.
male che sia così grande. Ok, va bene, aspettiamo un po'. Avrete notato che uno dei miei video è misteriosamente sparito dal mio canale. E vi chiedo di non parlarne più di quel video, di non nominare quel video, di non nominare l'argomento di quel video, perché vorrei semplicemente evitare rotture. Non ho bloccato nessuno perché non ho davvero bloccato nessuno, semplicemente se viene nominato quel video io cancello il commento perché voglio semplicemente che la questione finisca e cada qui. Brucia questa cosa, si sta un po' bruciando. Quanto c'è scritto che lo devo tenere? 15 minuti? Attendiamo allora. Sono passati 15 minuti, andiamo a togliere. Ok, davvero interessante questa consistenza comunque. Mi fa un po' viscido, è un po' strano, però è confortevole da tenere. Mi chiedo che tipo di materiale sia. Veramente carini comunque. È il rumore che fanno nella mia testa. Ok, vado a spalmeggiare il prodotto che è rimasto in giro. Vedo una differenza nel cotonocchi, non lo so, non mi sono vista prima, ma mi sembra di sì, dai, qui forse ero più viola prima. Comunque fanno un pochino di pizzicore all'inizio, ma poi smette subito, quindi se lo sentite. Allora, le ho pagate 18 euro, dentro ce ne sono 60, c'era scritto, vi giuro che c'era scritto 60. Ci sono dentro 60. Questo è sempre di natura siberica, l'ho già detto. E questo qui è Radiance Eye Patch, cioè la vitamina C e la niacinamide. Ah, forse era la niacinamide che dava quella sensazione un po' di pizzicore all'inizio. Ora vado a farmi una maschera. Eccola qui, queste maschere. Io le adoro, ne ho parlato in uno short, è la prima volta che ne parlo in un video. Ora vi faccio vedere. È di questo brand che si chiama Stay Well. Vegane, cruelty free, chiaramente, eccetera, eccetera. Materiale biodegradabile. Chiaramente maschera monouso, se è monouso almeno deve essere biodegradabile. Queste le prendo da UVS, ne ho preso anche un'altra che è quella antiossidante. Oggi vado con questa che è la mia preferita, ed è appunto quella al melograno. Le prendo appunto da UVS, è l'unico motivo per cui entro da UVS nella vita questa maschera. Costa un po' di più delle maschere monouso normali perché siamo intorno ai 2 euro e qualcosa, 2,50 euro tipo. Però a me piacciono veramente tanto, non le prendo spesso appunto perché costicchiano un po' e non sento spesso il bisogno di farmi delle gran maschere. Però mi piace molto, quando mi voglio coccolare un po' ne vado a comprare un paio e poi magari mi durano comunque un pochetto. Questa qui appunto al melograno, come dicevo l'ho già provata e ha proprio un effetto tonificante tantissimo. È impressionante perché sento proprio la pelle di una consistenza diversa quando finisco di fare questa maschera. Le voilà! E ora aspettiamo il tempo di posa, che in questo caso è 10-20 minuti. Un sacco di tempo. Non so se fare questa cosa del massaggino intanto che la maschera in posa ha un qualche effetto benefico, però a me piace farlo e quindi lo faccio. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che la prossima settimana appunto io sarò in vacanza. Se riesco uscirà comunque un video lungo, quindi il video quello che posto di solito venerdì o sabato, uscirà comunque. Cercherò di registrarlo e montarlo diciamo in questi giorni, tra oggi e domani. Mentre per quanto riguarda short e simili, vedo cosa riesco a fare. In ogni caso venite a seguirmi su Instagram perché lì sicuramente posterò video, qualche foto, eccetera, qualche storia sicuramente. Insomma, su Instagram sarò un po' più attiva, quindi se non mi seguite venite a seguirmi così comunque vedete un po' quello che faccio. Attendiamo il tempo di posa. Eccoci qui, è passato il tempo. Uff. Io con queste maschere lascio il prodotto sul viso e lo faccio semplicemente asciugare, assorbire quello che resta. Ed ecco fatto, finito la mia skincare un po' specialina per andare in vacanza con la pelle super clean, super preparata e insomma è tutta bella trattata e nutrita. E chissà che magari non mi venga anche voglia di fare la valigia ora che dovrei effettivamente farla, i tempi iniziano a stringere. Questo era tutto per il video di oggi, grazie del sostegno che mi avete inviato in questi giorni, vi ricordo di seguirmi su Instagram così vedete quello che faccio in ferie e noi ci vediamo il prossimo video, che sia la prossima settimana o quello dopo, vediamo cosa riesco a fare, prendetevi cura di voi nel frattempo, ciao ciao!